Ciao Zozzoni, questo è Electric. E dato che il canale si chiama così, meglio cambiare cappello. Oggi sono qui per farvi vedere una cosetta di cui sono alquanto orgoglioso. La Sabri Gamer, non più la Sabri Gamer, avrà da poco raggiunto 1 milione di iscritti e per festeggiare il cambio ha deciso di chiamarsi solo La Sabri e di aggiungere ai suoi video una mia piccola produzione, di cui ripeto vado alquanto fiero, e siamo su questo video per vedere 1. Come l'ho fatta, 2. Cosa ho usato per farla, 3. Non ne ho più pallida idea, se non realizzare che siete degli zozzoni. Penso che il punto 3 è stato già raggiunto. Il punto 4 è che io sono il più zozzo di tutti e vi batto. Ma ero indeciso se far vedere prima l'opera compiuta o se aspettare la fine. Ma aspettare la fine è un po' la solita strategia da youtuber ciuccia danari che vuole prima beccare i vostri 10 minuti o non so quanto di visualizzazione e poi far vedere la cosa interessante. Quindi ve la farò vedere subito e poi andremo a vedere nel dettaglio come sono arrivato a questo risultato. Quindi lanciamo la sigla, non mia ma della Sabri Gamer, che ora non si chiama più la Sabri Gamer ma la Sabri. E che ora questa intro animata, via! Ebbene sì, la nostra cara Sabri ha una nuova intro. Ma la cosa più interessante è che mi ha chiesto una intro animata, secondo me, nel momento più giusto per chiedermela. Perché era un periodo in cui mi stavo... in cui mi stavo allenando e cercando appunto di migliorare molto nella animazione in generale. In realtà più che cercando di migliorarmi, direi un'ossessione compulsiva nel cercare di dare vita a dei disegni in modo fluido e molto anime anche. Vengo da un periodo in cui non riesco più, o non riuscivo, forse ancora non riesco più, a vedere anime in modo tranquillo e spensierato, perché mi fermo ogni 3 minuti a vedere come è stata fatta quell'animazione, mi fermo a pensare, oh, come faccio a ottenere quel movimento dei capelli fluido, quell'espressività, quella cosa in più. E devo dire che i miei principali miglioramenti sono avvenuti proprio durante la produzione di questa intro. Cosa significa? Che beh, ci ho lavorato molto e come ogni buon artista o creativo, qual è il punto che volevo fare? Beh, bando alle ciance, non perdiamo altro tempo. Prima di tutto, la cosa più importante da fare è sicuramente fare il design di un personaggio adatto all'animazione, quindi parlo di lineamenti semplici e carucci, non sicuramente un personaggio strafigo con capelli antigravità e abbia 1000 dettagli, perché poi lo dovrai disegnare migliaia di volte per animarlo appunto. Quindi è meglio se trattieni la tua voglia di aggiungere dettagli e fai un personaggino carino, sintetico ma funzionale, che comunque sia resti espressivo, ma che soprattutto in questo caso assomigli alla Sabri Gamer, perché anzi solo la Sabri, ora si chiama la Sabri, hashtag la Sabri e basta, nuovo nome della Sabri, la Sabri e basta, la Sabri e la pasta. Un canale di cucina solo per voi, la Sabri e la pasta col tonno. Ok, sono andato fuori tema come al solito, perdonatemi. In questo caso sono stato anche relativamente fortunato, perché ho elaborato precisamente 2 tipologie di Sabri, ok? Una un po' più piccola e pucciosa e una un po' più anime, kawaii, senpai, arigato gozaimasu. Potevo aggiungere qualche altro termine in giapponese così tanto per buttarlo lì? Sì, ma non me ne venivano in mente altri. Per quanto l'opzione anime più dettagliata sembri più complicata da fare in animazione, beh, credetemi, richiedono entrambe lo stesso tempo, semplicemente che una ha il naso e le proporzioni diverse. Tutto qui. Niente di assurdo. E sinceramente mi aspettavo che scegliesse appunto quella più anime, invece la nostra cara Sabri ha finito per scegliere la versione pucciosa e carina. Una volta quindi scelto il personaggio da utilizzare, bisogna sapere o capire che gli famo fa sta pupa, la famo andare in bagno, tirare lo sciacquone, tirare i computer dalla finestra, legare il suo fidanzato Sasha a letto e frustarlo, mangiare tanti cocomeri. Ok, sono di nuovo fuori tema, un attimo. Il punto è, io volevo una sola inquadratura basilare, volevo che la Sabri arrivasse da sinistra e il suo cane da destra, sì. Elaborare tante mosse fluide e tipiche di una persona normale che le esagera un pochino, un po' come fanno negli anime, in cui ad esempio se io mi devo grattare il mento normalmente faccio così. Se un anime si deve grattare il mento, come minimo fa "Fudo asata!" Sapete, no? Come sono
sono esageratamente espressivi, molti anime o se ti pizzica il naso ti tirati il naso, invece loro devono fare questa mossa col dito molto stupida che non capisco, forse perché devono spalmicciarsi le caccole lungo tutta la fascia media del viso, questo non lo sappiamo e mai lo scopriremo probabilmente, ma non è questo il punto, di nuovo fuori tema, porca zozza. E animare è la parte più divertente, ok? Io parlo di animare con lo schizzo, quello in cui cerchi di ottenere il vero movimento, quindi inizi con la fase in cui cerchi di fare la camminata, delle belle falcate, in realtà non è una camminata, è una corsa un po' zompettosa, no? Con delle belle falcate, ecco. Vuoi che arrivi che sia molto contenta di vedere il suo cagnolino? Questa era la cosa base, ok? Arrivano entrambi al centro dello schermo, lei vede il cagnolino e dice: "Oh, il mio cagnolino!" E ovviamente con mosse molto kawaii, non può essere tipo: "Oh, il mio cane", no, deve essere tipo: "Ah!" Ah! Cristo santo. Mosse esagerate ma non troppo, ok? C'è un equilibrio lì e che non sembra, ma ho studiato molto a fondo, non è una cosa così stupida scontata, ok? Quindi arriva, ah, il cane, accarezza il cane, poi qualcosa si muove dietro di lei, questa era l'idea che ancora qui non stavo mettendo su carta, quindi era tutto nella mia testa o su qualche foglio di carta sparso qua e là che non so più dov'è, perché sono un macello quando lavoro, ok? Qualche problema? Sono disordinato, allora non mi giudicare, anche tu sei disordinato, lo so, avevo presente che questa scritta doveva arrivare da dietro e muoversi sul muro come se fosse letteralmente un dipinto sul muro che si muovesse sul muro. Ha senso? Beh, detto parole no, però se avete visto l'intro, sì, è carino. E in quel momento lei vede con la coda dell'occhio questa scritta, questa cosa che arriva, e inizia a girarsi. Quando si gira i capelli le vanno davanti alla faccia, quindi se li deve mettere dietro all'orecchio, quindi un'altra chicca lì. Sono tutte chicche che danno naturalezza all'animazione, alla pupa a cui stai dando vita, perché se io mi giro e basta, questa è la cosa. Oh, mi sta passando qualcosa dietro. Cosa c'è qui dietro? Invece di essere più naturale, tipo: "Ma che... Oh, io ovviamente non ho capelli lunghi, ma facciamo finta che ce li ho." Tipo: "Oh, oh, oh, che cos'è questa cosa?" Espressività. Dopodiché nel momento stesso in cui arriva la scritta, di colpo lei si deve girare molto velocemente e lì entrano in gioco i capelli che già prima ho animato con cura nelle mosse precedenti, ma in generale bisogna sapere, no? È come quando tu c'hai un bel vestitino, no? Tu, beh, se sei un maschietto e porti un bel vestitino lungo con la gonna, bisogna un attimo che chiarisci i tuoi pensieri, orientamento sessuale, gusti in generale, ma non ti sto giudicando. Facciamo finta che tu, bel maschietto, hai un bel vestitino leggero, però è tipo quelli estivi, quelli carini che sono tutti svolazzanti, no? Tu ti giri velocemente, il vestito dopo segue il tuo movimento, dipende dalla sua pesantezza, e grazie all'animazione tu puoi dare molto bene l'idea della pesantezza di un tessuto, o in questo caso dei capelli, ok? È un qualcosa di medio, ok? Non sono troppo leggeri, se li fai troppo leggeri sembra appunto che non siano folti, no? Quindi sta tutto nel: se io mi muovo velocemente, i capelli li arrivano dopo, capisci? Questa è una cosa magica, è chiaro o no? Quindi lei si gira di colpo, i capelli arrivano subito dopo e ritornano indietro nella loro posizione naturale grazie alla gravità terrestre, che siamo fortunati che ci sia per aiutarci ad animare sempre meglio. E magia magia, da sopra deve arrivare una cordicella che lei deve notare con sorpresa e curiosità, e da lì arriva un altro giro un po' più lento, ok? Nell'animazione si guarda in alto chiedendosi: "Oh, ma che cos'è?" No? Quindi tipica boccuccia anime. Oh! L'avrete vista mille volte, no? Quella boccuccia anime a triangolino, semi-triangolino, triangolino con bordi arrotondati. Una bocca classica anime. E qui arriva un'altra parte divertente dell'animazione che ho cercato di fare super fluida, sempre attento ai capelli, al movimento di questi e di come reagiscono al movimento del personaggio, che doveva saltare la prima volta per raggiungere la corda, ma senza riuscire nell'intento, riprovare una seconda volta e riuscirci, tirare giù la Sara cinesca, che sarà nient'altro che l'apertura del video stesso. Non è magico? Non è un'idea geniale? Grazie. Pensate che questa animazione, questo storyboard, le cose che doveva fare lei e il cane, le abbiamo decise, si può dire, in 7 minuti, ma 7 forse è esagerato. Descrizione, intro, ragionamento, 5 minuti, idea pronta. Nel forno, cuocere a 250 gradi, aspettare circa 2 settimane e sarà pronto il vostro prodotto, ovvero animazione a dir poco evangelica. E adesso viene la parte più complessa, la più lunga, la più laboriosa, quella che solo i veri uomini possono fare. E le vere donne non sono sessista, assolutamente. E sto parlando di...
Voglio fare un altro giro. Voglio fare un altro giro. Uno solo. Non ce l'ho fatta. Allora continuerò il video così. Perché ce la faccio fare solo un giro e mezzo? Forse devo chiudere le gambe così. Due giri completi. Ehi, come state? Ciao belli! La parte più complessa sta nell'inchiostrare e colorare questo bellissimo, questa bellissima e infinita quantità di frame che hai fatto, lasciandoti trasportare dal momento, schizzando frame dopo frame e senza pensare che tutti quei frame dopo andavano inchiostrati e colorati. E quando realizzi quanti ne hai fatti dici, cavolo, e mo me tocca, mo non se scappa. E per questo processo, miei carissimi signori, non ci sono scorciatoie. Questa è una cosa che bisogna sapere. Non ci sono scappatoie, non ci sono metodi facili o difficili, o c'è soltanto da mettersi lì e farlo. Frame dopo frame, nanosecondo dopo nanosecondo, occhio dopo occhio, pelo dopo pelo, capello dopo capello. E una volta finita questo macello di roba, sia per lei che per il cane, aggiungi quei piccoli elementi animati che mancano, tipo la corda che scende, queste cosette qui, e poi ci si dedica allo sfondo, che semplicemente non è altro che una cameretta dal muro rosa con elementi caratteristici della sua camera, nonché un piccolo peo in basso a sinistra. C'è un piccolo peluche di peo, non è bellissimo, non è simpaticissimo, guardatelo bene, è proprio caruccio. Magari un giorno commercializzeremo questi peluche di peo e saranno ovunque, e i bambini diranno: mamma, mi compri un peluche? Sì, ti vado a prendere Pikachu. Pikachu, ma che stai scherzando? Non mi prendere per il culo, prendimi un peluche di peo. E tutti avranno il peluche di peo, e io conquisterò il mondo e il mercato dei giocattoli in generale. Ultimo punto, manca la musica. E direte voi: carichiamo una canzoncina senza copyright da qualche parte? Beh, Peo dice: col cavolo, costo gran cavolo. Ci pensa il vostro caro Peo a scrivere la canzoncina, hai capito? Perché adesso Peo, dopo 5 anni che non suona la chitarra, si è improvvisato anche musicista, hai capito? E adesso la chitarra non è attaccata, quindi l'ha sentita malapena. Sentite? Sentiamo un po' se mi avvicino, si sente qualcosa? Quindi sì, quel piccolo jingle molto semplice e delicato l'ha scritto il sottoscritto. L'ha scritto il sottoscritto! Guarda quanti giochi di parole che trovate su questo canale, oh. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Oppure no, 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 no. Sarebbe più carino se si sentisse questa chitarra. Ma pensate l'inculata, oh. Cioè la fortuna più che altro, perché ho scritto il pezzo per la Sabri, l'ho registrato e dopo, subito dopo, ha smesso di funzionare il jack, che sarebbe il cavo che attacca all'amplificatore la chitarra. Se avesse smesso di funzionare solo qualche minuto prima, ci saremmo dovuti accontentare di una canzoncina senza copyright scaricata da internet da qualche parte. E invece no. Grazie Dio della fortuna e delle chitarre e dei plettri e di tutti gli youtubers là fuori. Benedici questo mondo e il tuo spirito. Ovviamente per arricchire un po' il tutto, rendere tutto più simpatico e dinamico, qualche effetto sonoro ci stava bene, e ho trovato delle bellissime vocette da signorina, da ragazzina anime kawaii per condire la scena. Ed ecco qui, ecco come è stato fatto questa intro, come è stata fatta. Femminile, sai, però non fare lo stupido, hai anche una laurea, quindi... spero con tutto questo cuoricino che questo video vi sia piaciuto, che l'intro vi sia piaciuta, che questo canale vi piaccia, che vostra mamma vi piaccia. Ma soprattutto, se ti piace tua mamma o tuo papà, è alquanto essenziale che tu mostri un po' di amore anche al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Non so se lo sai, ma di solito se non lo schiacci, ai tuoi genitori succede qualcosa di brutto. In genere, se non lo schiacci, me lo dicono i medici, avrai solo un alquanto forte attacco di diarrea cronica, aggiungerei. Sì, durerà almeno 2 mesi. Quindi non perché lo dico io, ma perché lo dicono i medici. Schiaccia quel pulsante. E se sei nuovo, te lo devo stare a dire.
Davvero. Un pulsante qui sotto, grande come una casa e bello rosso con scritto iscriviti. Perché no? Direi io. Così almeno puoi vedere altri contenuti di qualità. O anche no. Perché anche nel mio canale c'è molta spazzatura. E ne devi essere consapevole e io lo devo saper ammettere. Ma se c'è qualcosa che c'è sicuramente, è la gioia di stare insieme. E di sconfiggere nemici col potere dell'amicizia come su Fairy Tail e senza doversi allenare per niente. Non prendete esempio da Fairy Tail, Cristo. Prendete più esempio da Dragon Ball, che almeno il duro lavoro ha come esito più forza. Ma perché vado così tanto fuori tema oggi? Bando alle ciance, l'importante è che almeno nella tua tistolina rimanga radicato il ricordo di questo video e del fatto che hai appena visto Electric. Basta, me la faccio finita. Ciao.